L'abbiamo segnalato tante volte, ma non è stata trovata una soluzione se non per una piccola parte dove hanno eseguito i lavori in maniera inefficiente, inefficace e non corretta. È tornato a dare una tirata d'orecchie all'amministrazione provinciale, il sindaco di Terre Roveresche, che durante una diretta Facebook ha annunciato una protesta pacifica dopo le ennesime mancate risposte. Già su Fano TV il primo cittadino aveva lanciato frecciatine alla provincia, sottolineando lo stato in cui versa la viabilità di sua competenza, contratti anche pericolosi, e ora Sebastianelli chiama a raccolta i suoi concittadini. Dalle parole ai fatti, sindaco, che cosa l'ha spinta ad annunciare questa manifestazione? L'ha spinta perché, come tante volte, ho avuto modo anche di annunciare su Primo Cittadino, grazie a Fano TV, e quello che probabilmente in questa provincia alcune parti del territorio sono trattate, diciamo così, con meno attenzione rispetto ad altre parti del territorio. Quindi è necessario riequilibrare un po', e quindi ecco il fatto che la settimana, insomma questa qui che è iniziata oggi, in un luogo e in una data che comunicheremo con qualche giorno d'anticipo ai cittadini, ci troveremo lì e faremo questa, chiamiamola così, protesta pacifica appunto sulla situazione di alcune strade provinciali che sono veramente disastrose, creando un sacco di pericoli, chiaramente chi si passa, a chi transita tutti i giorni lì. Lei denuncia una mancata programmazione, ma anche una scarsa comunicazione da parte della provincia, è così? Sì, anche quella, perché gli ultimi lavori fatti sulla strada che poi collega Schieppe con le frazioni di San Bartolo, eccetera, insomma, noi siamo venuti a conoscenza dell'intervento in quel punto da un cittadino che mi ha detto: guarda che stamattina stanno rifacendo un tratto di asfalto lì e servirebbe intervenire anche da un'altra parte, intervenire anche prima, perché abbiamo delle situazioni veramente, veramente pericolose. Quali sono le priorità dove sarebbe necessario intervenire il prima possibile? Le priorità sono tantissime, però la prima appunto è questa strada che collega Schieppe con San Bartolo, quindi la strada provinciale Vergineto. Poi abbiamo la strada provinciale 102 che da San Giorgio va verso Monteporzio, uguale, anche lì il manto stradale è veramente rovinato. E poi ci sono anche tanti altri piccoli smottamenti che interessano le strade provinciali sulle quali si dovrebbe intervenire o almeno programmare. In alcuni punti si è già programmato, però diciamo i tempi di intervento non si conoscono. In altri, e mi riferisco per esempio alla frana davanti a Fiorini sulla Mondaviese, se non erro, dove lì dopo poco tempo già siamo nella situazione precedente di partenza. Quindi anche lì sarebbe opportuno quelle poche risorse che abbiamo, la quale poi anche la provincia, forse anche meno risorse in alcuni casi dei comuni, ma vadano investite nella maniera corretta e efficiente con dei progetti, insomma, fatti bene.